C'è Al-Qaeda dietro al sequestro dei due francesi uccisi in Niger. È l'accusa di Parigi che ha inviato nel paese il ministro della difesa Alain Juppé per incontrare i rappresentanti nigerini e della comunità francese. Sarkozy, che ha ordinato l'assalto contro i rapitori, si assume le responsabilità dell'azione e irrigidisce le misure di sicurezza. Sono 1550 i francesi presenti in Niger. A luglio un turista è stato ucciso dal gruppo Hakim, ovvero Al-Qaeda, nel Maghreb islamico. A settembre lo stesso gruppo ha rivendicato il sequestro di altri 5 francesi tuttora nelle mani degli assalitori. Sono tutti dipendenti delle aziende Areva e Vinci. Il Niger è il principale fornitore di uranio per il mercato nucleare francese. Antoine de Leaucourt e Vincent Delory, entrambi 25 anni e originari di Lille, erano stati rapiti venerdì in un ristorante di Niamey. È il primo sequestro che avviene nella capitale del Niger, considerata finora relativamente sicura. Oggi l'ultimo omaggio ai 3 militari nigerini rimasti uccisi nel raid, in cui sono morti anche 4 sequestratori. Il ministro degli esteri locale ha dichiarato che il paese continuerà a lottare contro ogni forma di terrorismo. I corpi dei due francesi saranno rimpatriati domani a Parigi. Antoine, da 2 anni in Niger per una ONG, doveva sposarsi con una nigerina la settimana prossima e Vincent, giunto per l'occasione, sarebbe stato il suo testimone.